Faccio fatica a capire come si possa definire slogan la condizione materiale di 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori che sono poveri anche se lavorano. Questa è un'emergenza di questo paese su cui più volte abbiamo discusso in questi mesi, perché sono state bocciate tutte le risoluzioni, gli ODG di novembre di tutte le opposizioni sul tema del salario minimo. Abbiamo avuto una discussione, se non erro, ho qui il capogruppo, di circa 4 mesi, ricca di audizioni, di approfondimenti, quindi hanno avuto tutto il tempo per pensare e lavorare. Noi ribadiamo, siamo disponibili al confronto, ma servono atti concreti, non dichiarazioni, e abbiamo chiesto il ritiro dell'emendamento soppressivo che è stato presentato sul testo unitario delle opposizioni. E poi chiaramente disponibile al confronto su questo testo, in questa finestra, abbiamo tutto il tempo di farlo, noi siamo disponibili da subito, l'ho dichiarato già qualche giorno fa, lo riconfermo. Confronto sul merito, su una proposta che va esattamente nella direzione del rafforzamento della contrattazione collettiva, perché ne fa valere gli effetti verso tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore, puntando sul contratto firmato dalle associazioni più rappresentative, comparativamente più rappresentative. Al contempo dice però che neanche la contrattazione può scendere al di sotto di una certa soglia che abbiamo individuato in 9 euro, perché sotto quella soglia non si tratta di lavoro, non è lavoro, è sfruttamento, calpesta la dignità, e dovrebbe essere interesse anche di chi oggi governa questo paese discutere nel merito con noi di questa proposta che porterebbe a migliorare le condizioni del lavoro in Italia, a migliorare sicuramente la vita di quei 3 milioni e mezzo di persone che purtroppo sono povere anche se lavorano.